salvato in extremis, assemblea approva proroga per altri 2 anni, ma restano le divisioni tra le parti. Verbania via libera della maggioranza con Forza Italia e Fronte Nazionale alla nuova leader La Pallanza. A Calasca Castiglione lascia l'assessore Milani, il centro ossolano in 2 mesi ha cambiato 2 volte vice sindaco. Importante convenzione tra il RON della Guardia di Finanza e l'autorità di bacino, la quale per la sicurezza. Torna a scivolare progetto per avvicinare i giovani agli sport invernali, lo scorso anno 1 migliaio ragazzi coinvolti. Giorni impegnati per la Igor, ieri amichevole vinta 4-0 con l'Evergrande, festa di Natale, ma la testa è già al derby del Ticino convulto. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, la cronaca in apertura di giornale. In Valle Vigezzo è stato attivato nel tardo pomeriggio di oggi il protocollo per la ricerca di persone scomparse. Si tratta di Emilio Landi, l'uomo ha 77 anni e vive da solo a Malesco. L'anziano è solito frequentare la piazza del paese. Da qualche giorno gli amici non hanno più notizie di lui. Così oggi è scattato l'allarme. Squadre del soccorso alpino con i militari del SAGF della Finanza e carabinieri hanno per alcune zone del paese. Con l'oscurità le ricerche si sono fermate, riprenderanno domani mattina alle 8, saranno battute alcune zone montane che Landi era solito frequentare come la Valle Loana e l'area che porta verso Finero. In più da domani saranno operative anche alcune squadre della protezione civile maleschese, i volontari avranno il compito di perlustrare le zone interne al paese alla ricerca dell'uomo. E ora invece parliamo del CIS Ossola. Ieri sera c'è stata l'assemblea, i rappresentanti dei comuni ossolani hanno deciso di proseguire l'esperienza del consorzio per altri 2 anni. Una buona notizia per i fruitori dei servizi sociali ossolani, restano però le divisioni. Salvataggio in extremis per il CIS Ossola. L'assemblea di ieri sera ha votato il prolungamento della convenzione che permette ai comuni di mantenere in vita il consorzio per altri 2 anni. Una soluzione di mezzo, quella assunta da un'assemblea ancora spaccata. La proroga è stata votata da 18 comuni, si è astenuta Masera e hanno votato contro Calasca, Bagno, Vogogna e Pieve Vergonte. Parte del centro-sinistra voleva la proroga per 1 anno, tesi sostenuta soprattutto dai comuni di Calasca e Pieve Vergonte che chiedevano di accelerare i tempi per non trovarsi fra 2 anni ancora nella stessa situazione. Va detto che dall'altra parte soprattutto Palanzeno e Monteschino hanno ribadito come 2 anni fosse una mediazione giusta. A cercare di mediare i comuni di Baceno e Monteschino, che hanno quindi fermato la palla sulla proroga dei 2 anni con la possibilità data ai comuni di poter recedere con 2 soli mesi di anticipo. Mediazione accolta da quasi tutti, tranne che dei 4 comuni che hanno poi votato contro. Nel corso della seduta anche l'attacco alla stampa, colpevole di aver fatto titoli usando il CIS. Un'uscita fuori luogo del rappresentante di Varzo in un'assemblea che doveva decidere cose più importanti come il futuro del consorzio. Sul CIS poi c'è stamani un intervento del sindaco vogognese Enrico Borghi, soddisfatto per la prosecuzione dell'esperienza. Ma Borghi è anche critico, con chiaro riferimento al sindaco di Domodossola, verso chi ha in queste settimane avvelenato il clima, mettendo a repentaglio il futuro dell'ente. C'è chi ha utilizzato, scrive Borghi, la preziosa funzione svolta dal consorzio per piccole miserie di soddisfazioni personali davvero meschine. Il tutto in un quadro amministrativo tutt'altro che roseo. Il CIS ha seri problemi di cassa. Ha una quota pro capite più alta di altri consorzi del territorio, ha sostanziale invarianza dei servizi resi. Ed inoltre ha gestito l'intera partita migranti senza che esista un atto deliberativo degli organi politici dentro l'overdose di potere dirigenziale e burocratico che da sempre lo contraddistingue. Tutti i nodi ora messi sotto il tappeto che torneranno a galla. Via libera del Consiglio Comunale di Verbania alla nuova leader di Pallanza. Ieri sera il parlamentino verbanese ha affrontato la questione in aula. Con la maggioranza hanno votato a favore Forza Italia e Fronte Nuovo. Maria Elisa Gualandris.
via libera del Consiglio Comunale di Verbania al nuovo supermercato Lidl a Pallanza. È stata approvata ieri sera, dopo una lunga discussione, la convenzione tra il Comune e Lidl Italia SRL. A presentare il progetto l'assessore ai lavori pubblici Roberto Brigatti. Il nuovo insediamento si colloca tra Corso Nazioni Unite, via Lezzari, via Toscanini, via Crocetta, in una zona attualmente degradata, ha detto Brigatti. Il volume sarà di poco inferiore ai 10.000 metri cubi, attualmente sono 18.000. La struttura è formata da un piano interrato e uno superiore, previsti 12.000 metri quadrati di verde, 3.000 metri quadrati di parcheggi, dei quali una parte sarà aperta 24 ore su 24 a uso pubblico e gli altri invece negli orari del supermercato, ma potranno essere fruibili in occasione di eventi su richiesta dell'amministrazione. Nella convenzione sono previsti diversi obblighi per Lidl. Assuna, l'attuale supermercato dovrà rimanere in funzione per garantire un negozio di alimentari alla frazione. Inoltre l'altra metà dovrà restare a disposizione come sala riunioni per il quartiere, senza spese per il comune. L'azienda dovrà anche curare la manutenzione e investire tra i 50 e i 100.000 euro per la rigenerazione urbana di Via Madonna di Campagna in progetti per il verde e la ciclopedonalizzazione. Non solo, i nuovi dipendenti, da 8 attuali diventeranno 25, dovranno essere assunti tra i disoccupati verbanesi o al massimo all'interno dei confini del VCO. Infine Lidl dovrà corrispondere un contributo di 50.000 euro l'anno per 4 anni a favore delle iniziative culturali del comune. Favorevole alla convenzione la maggioranza, Forza Italia e Fronte Nazionale, contrari Sinistra Ambiente, Cittadini con Carlo Bava, Sinistra Unita, Forza Silvio, Giordano Ferrari, astenuto Damiano Colombo. Roberto Campana del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. Ora la politica, nuovo scossone all'interno dell'amministrazione di Calasca Castiglione. Dopo Lometti lascia la carica di vice sindaco anche Patrick Milani. Alla base della decisione ci sarebbero questioni personali. Ora si attende il prossimo consiglio comunale per conoscere il nome del nuovo vice. Ancora un vice sindaco che se ne va a Calasca Castiglione in Valle Anzasca. Dopo Andrea Lometti, dimessosi dalla carica di vice sindaco 2 mesi fa, è ora la volta di Patrick Milani a lasciare la stessa carica. Una decisione che il diretto interessato sostiene sia dettata solo da motivi suoi. Non ho più tempo per poter dedicare all'incarico che avevo assunto, ma questo solo per motivi strettamente personali, ci dice Milani. Il sindaco di Calasca, Silvia Tipaldi, ci aveva chiesto alcuni giorni di tempo per dare il nome del suo nuovo vice. Siamo in attesa di saperlo e nel frattempo la notizia delle dimissioni è stata protocollata e nel prossimo consiglio si saprà chi verrà nominato. Ricordiamo che a settembre c'era stato l'addio di Lometti, che ai nostri microfoni aveva smentito la tesi della minoranza che aveva parlato di contrasti col sindaco e con la maggioranza. Nessun contrasto con la maggioranza, ci disse allora Lomazzi. Piuttosto mi dedicherò maggiormente alle associazioni di cui faccio parte per fare anche il bene del comune e della valle. Certo, fa notizia che in soli 60 giorni due vice sindaci abbiano lasciato la carica e il prossimo consiglio comunale ci dirà di più. Le elezioni comunali nel capoluogo cusiano, il gruppo politico Omegna si cambia, compie un anno e annuncia che alle prossime elezioni correrà da solo, senza apparentamenti, con partiti più o meno tradizionali. Stiamo entrando nel 2017 e i motori ad Omegna si scaldano in vista delle elezioni amministrative. Da un anno in città è sorto un gruppo politico, quello di Omegna si cambia. Presidente Luciano Nezzi, ma le due figure di spicco sono Mauro Empolesi e Augusto Quaretta, da parecchi anni impegnati nella politica locale. Ancora una volta, dicono i circa 30 componenti di Omegna si cambia, confermiamo che ci presenteremo da soli alle prossime elezioni, senza apparentamenti con alcun partito, più o meno tradizionale, consapevoli che proprio per questo la strada sarà in salita più difficile, ma anche più responsabile e affascinante. Noi siamo in mezzo ai problemi, alle difficoltà quotidiane e alle speranze della gente. Nel corso dei primi 12 mesi di vita, il gruppo politico ha cercato di lavorare su diversi fronti. Il nostro primo impegno, ricordano, ha riguardato la sanità. Continueremo con coerenza e determinazione la nostra battaglia in difesa non solo del pronto soccorso, ma dell'ospedale di Omegna nel suo complesso, a dispetto delle scelte di questa direzione sanitaria. Stiamo studiando, aggiungono, una serie di interventi per riconoscere agevolazioni e aiuti a chi decide di aprire un'attività commerciale, ma anche per coloro che da anni resistono con strenuo coraggio. Pensiamo anche ad aprire un confronto con i proprietari dei locali che ospitano queste attività, per quanto riguarda ristrutturazioni e adeguamenti, per capire come evitare che il peso di tasse e imposte ricada su di loro e su chi affitta.
Fermi da mesi i lavori della nuova circonvallazione di Borgo Ticino, la tratta attuale per numero di incidenti rilevati si colloca tra le 10 strade più pericolose d'Italia. Sono fermi da 6 mesi i lavori per la realizzazione della circonvallazione di Borgo Ticino da parte dell'ANAS a causa delle difficoltà che hanno incontrato le imprese durante il procedere delle opere. Il progetto è fermo al 70% circa del suo completamento. La statale 32 a Runa Novara è ritenuta tra le 10 strade più pericolose d'Italia per numero di incidenti stradali che si registrano ormai da tempo. Per questo era stato sollecitato più volte il via dei lavori, dal momento che i finanziamenti complessivi di 50 milioni di euro per la statale 32 erano stanziati da tempo. Dall'ANAS affermano: a tutt'oggi non siamo in grado di indicare i tempi della ripresa delle opere che mancano alla conclusione del tratto. Da giugno, infatti, operai e macchine non si vedono più sul cantiere. Il motivo è che una delle imprese incaricate, la Lauro di Borgo Sesia, ha chiesto ormai da diversi mesi il concordato preventivo per le sopraggiunte difficoltà economico-finanziarie. Questo stop ha influito negativamente sull'operatività del cantiere e sul procedere delle opere. Il sindaco di Borgo Ticino, Alessandro Marchese, ha sollecitato più volte ad ANAS la riapertura del cantiere. Il tratto in considerazione è quello tra la località Mulini, poco prima della pista dei go-kart, e il bivio per Divignano, ovvero tutto quello che bypassa il centro abitato, per una lunghezza complessiva di poco superiore ai 3 chilometri. La vecchia circonvallazione di Borgo Ticino era stata la prima realizzata sulla Runa Novara tra gli anni 50 e 60. Ora si rivela insufficiente e inadeguata per il flusso di traffico leggero e pesante che la percorre quotidianamente. Oltre alla circonvallazione di Borgo Ticino è fermo anche il completamento di 2 rotatorie, in particolare quella che dalla statale 32 ticinese immette verso l'abitato di Pombia e altre opere per adeguare il nuovo tracciato. Anche il sindaco di Varallo Pombia, Alberto Pilone, è preoccupato del fermo dei lavori. Nel 2001 aveva partecipato alle riunioni per valutare i progetti, allora come primo cittadino di Pombia. Ad oggi auspica di vedere concluse le opere entro la scadenza del suo mandato di sindaco di Varallo Pombia, fissata per il 2017. Siglata un'importante convenzione tra il RON della Guardia di Finanza e l'autorità di bacino lacuale per la sicurezza sul lago. Sentiamo di cosa si tratta. Importante convenzione siglata a Laveno tra il presidente dell'autorità di bacino lacuale dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese, Federico Caldesio, e il comandante del ROAN della Guardia di Finanza di Como, il colonnello Luigi Antonio Cappelli, per definire rapporti di collaborazione tra l'ente e la sezione operativa navale che opera sul Lago Maggiore con sede a Cannobbio. Gli accordi sanciscono un'attività che vede i mezzi navali della Guardia di Finanza impegnati su tutto lo specchio lacustre, sia in acque piemontesi che lombarde, e attraverso le province del VCO, Varese e Novara. Gli accordi mettono nero su bianco un'attività che già esiste e sanciscono un modo di operare proficuamente avviato già da tempo. Questo in vista anche del patto per la sicurezza dei laghi che sarà rinnovato prossimamente. Per raggiungere l'obiettivo della firma del protocollo hanno lavorato sia il direttore dell'autorità di bacino Bruno Bresciani che il comandante della sezione, il maresciallo aiutante Michele Cassano. Gli uomini e le imbarcazioni del ROAN vigilano sulla sicurezza dei bagnanti con numerosi interventi di salvataggio, ma anche sui casi di abusi nelle concessioni demaniali e tutti gli aspetti che riguardano la sicurezza delle acque interne. Dal 2017 inoltre, solo sui mari e per il momento dunque non per le acque interne, il ROAN della Guardia di Finanza sarà l'unica forza come disposto dal Ministero. Sono state 50 le segnalazioni giunte al numero di pubblica utilità 117 nel corso del 2016. Il dato è stato reso noto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Il 117, recita un comunicato, si è confermato un sicuro punto di riferimento per i cittadini a testimonianza di una netta presa di distacco contro l'illegalità fiscale. Gli approfondimenti eseguiti sulla scorta delle segnalazioni hanno permesso di rilevare mancate emissioni di scontrini o di ricevute fiscali, violazioni sulla vendita di tabacchi, utilizzo di manodopera in nero e di rafforzare l'azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L'impegno e la dedizione con cui ha retto la presidenza del Centro Servizi de Gravellona Toce, ex Centro AIAS, sono valsi a Giuseppe Moroni un prestigioso riconoscimento da parte dell'AIONS Distretto Piemonte e Valle d'Aosta. Ieri la consegna del riconoscimento. Un riconoscimento per Giuseppe Moroni per tantissimi anni, per 40 anni per la verità, presidente e fondatore anche dell'AIAS. È un momento importante anche per voi questo. Sì, certo, come governatore del distretto AIAS Centro Nord Piemonte Valle d'Aosta, alla fine del mio anno sociale 2015-2016 ho pensato di segnalare alla nostra sede di Osbrook due momenti particolari della nostra realtà di Gravellona. Uno per quanto riguardava la presidenza del Cavalier Moroni, per ben 44 anni socio fondatore e fino a quest'estate era presidente di questo sodalizio, molto impegnato per quanto riguarda la ricerca e soprattutto la cura dei portatori di handicap. L'altro riconoscimento proprio all'associazione, qui c'è il presidente, perché riteniamo che il centro servizi del VCO dia un servizio per tutto il territorio importantissimo, dove vengono visti, curati più di 800 bambini al mese e tutto il resto. Quindi l'altro riconoscimento del Lions è il Melvin Jones Fellow e quindi viene oggi donato alla moglie del Cavalier Moroni, perché purtroppo il Cavalier Moroni sapete che ha dei problemi di salute abbastanza gravi e quindi non è qui presente, però sono qui presenti tutti i familiari. E al presidente dell'associazione viene donato proprio per l'associazione per tutto quello che fanno. Per voi questo riconoscimento è un fatto importante, insomma? Beh, certamente per noi è un fatto molto importante questo riconoscimento, perché è un riconoscimento a livello mondiale addirittura, no? Venendo dalla sede mondiale del Lions di Osbrook. E io sono qui, sono presidente semplicemente per il fatto che ho sostituito, in quanto vicepresidente, ho sostituito il Cavalier Moroni per le sue ragioni di salute, ecco. La pagina degli appuntamenti si chiude domani sera alla fabbrica di Villa d'Ossola, l'ultimo scorcio della stagione culturale. Domani sera alle 21 in programma il concerto della Filarmonica di Villa d'Ossola. E Babbo Natale nei giorni scorsi ha incontrato i piccoli. Torniamo a Gravellona Toce e con loro ha fatto anche un giro in trenino. È arrivato in anticipo Babbo Natale a Gravellona. Nei giorni scorsi, infatti, la farmacia Bernardini e la Croce Verde hanno organizzato una festa per i bambini delle scuole dal titolo «Aspettando Babbo Natale, fai merenda con noi». Biscotti, cioccolato, panettone Pandoro, tè caldo per tutti, grandi e piccini. Palloncini, musiche natalizie e in un clima di festa e grande allegria per i bambini dell'asilo e delle elementari. Poi per tutti un giro in trenino per le vie cittadine. Lo stesso Babbo Natale per una volta abbandonato renne e slitta per sedersi comodo sul trenino. Un po' di meritato relax in vista delle faticacce che attenderanno Santa Claus, cui i bambini hanno consegnato le loro letterine con i desideri, che erano state precedentemente imbucate nelle cassette che le varie attività della piazza hanno esposto. Per Babbo Natale anche un giro all'asilo a salutare i più piccoli che non hanno potuto partecipare alla festa ed un salto in farmacia, magari per premunirsi in vista del freddo che lo attenderà nella notte del 24 dicembre, quando sarà costretto a viaggiare spedito con la sua slitta per esaudire i desideri di bambini di tutto il mondo. Siamo contenti, il commento della Croce Verde e di Marilene Bernardini, di aver regalato un momento di gioia e spensieratezza a tantissimi bambini che sono venuti da noi, ma anche agli adulti che per qualche ora sono tornati indietro nel tempo. La Grotta di Babbo Natale dedica un giorno alla raccolta fondi in favore della Fondazione Comunitaria del VCO. Sarà la vigilia di Natale, quando i residenti a Ornavasso avranno l'ingresso gratis. Il 24 la Grotta offrirà il ticket ai residenti che effettueranno un'offerta di 5 euro a persona al fondo Ornavasso attivo presso la Fondazione. La biglietteria è aperta dalle 8.30 alle 16.30 in piazza 24 maggio. Torna il progetto Scivolare per avvicinare i giovani agli sport invernali. Lo scorso anno coinvolti 1000 ragazzi, quest'anno saranno di più. Tornano le iniziative per avvicinare i ragazzi delle scuole al mondo dello sci. Quali sono gli obiettivi di quest'anno e come sarà organizzata la campagna?
Ma sull'onda del successo dello scorso anno, anche quest'anno il Comitato Regionale Alpi Centrali della Federazione Italiana Sport Invernali propone il progetto Scivolare. È un progetto che promuove i corretti stili di vita, la crescita personale, i valori dello sport tramite appunto le discipline invernali ed è rivolto alle scuole primarie e di secondo grado. Il progetto è suddiviso in due parti, un incontro in classe con il campione, il quale porterà le sue esperienze e avrà dei contatti con i ragazzi, risponderà a tutte le domande. E un secondo step dove si prevede un'uscita sulla neve per provare, toccare proprio con mano le discipline degli sport invernali. Ma ci sarà anche un insegnamento sulla conoscenza del territorio e ambientale e delle attività produttive legate alle terre alte. L'anno scorso quanti ragazzi sono stati coinvolti e quanti ve ne aspettate quest'anno? Ma lo scorso anno sono stati coinvolti più di 1000 ragazzi e questo ci conforta e ci ha dato un grande entusiasmo per continuare e migliorare il progetto. Quest'anno abbiamo un'adesione maggiore, ancora non sappiamo quanti saranno perché siamo all'inizio, e saranno coinvolti non solo i ragazzi del VCO ma anche di tantissime altre province che appartengono al Comitato Alpi Centrali. Lo scorso 15 dicembre nel Salone d'Onore del CONI si è svolto il tradizionale incontro di fine anno delle Fiamme Gialle con la stampa e le autorità, durante il quale è stato assegnato il premio alla carriera a Massimiliano Blardone, motivazione, straordinario atleta che ha portato i colori della Guardia di Finanza ai vertici internazionali dello sci alpino. Sono onorato di ricevere un riconoscimento così importante, ha dichiarato Massimiliano Blardone. Non mi stancherò mai di sottolineare l'importanza del ruolo delle Fiamme Gialle nella promozione dello sport e nel sostegno dei gruppi sportivi che mi hanno aiutato a crescere e a raggiungere importanti traguardi. Ora siamo allo sport giocato, in apertura il volley, giorni impegnati e impegnativi per la Igor. Ieri amichevole, vinta 4-0 con l'Evergrande e la festa di Natale, ma la testa è già al derby del Ticino con Busto. Marco Fenoglio, un amichevole è sempre un amichevole, sicuramente vincere e farlo bene è comunque un fattore positivo anche in vista della preparazione di una partita importante come sarà quella di Santo Stefano con Busto Arsizio. Sì, per noi era un buon allenamento, più che altro la possibilità di far giocare quelle che giocano di meno, quindi è andata bene, dai. Che risposte hai avuto? Sicuramente immagino positive. Ma noi stiamo facendo il nostro percorso, stiamo andando avanti, quindi per adesso va tutto bene, stiamo lavorando per la partita del 26 e sono contento. Senti, un percorso che tu dici sta andando tutto quanto bene, non era scontato, c'è stata una risposta importante da parte di tutti, nel momento che sembrava più difficile la squadra si è tirata fuori da questa difficoltà. Sì, ma le squadre sono nuove, vanno amalgamate, non si può pensare che una squadra vada al primo posto quando è 12 su 13 sono nuove, quindi ci vuole del tempo, ci vuole pazienza. Arrivare a vincere un campionato ci vogliono degli anni, non è che pronti via, si mette insieme una squadra ed è tutto fatto. Ci sono equilibri interni, ci sono equilibri di gioco e quindi ci vuole del tempo. Sara Bonifacio, la partita con Busto sarà importante per tanti motivi. Si chiude il girone d'andata, è un derby, soprattutto si decide la griglia per la Coppa Italia. Poi a gennaio, nei primi giorni di gennaio, ci si giocherà il primo obiettivo stagionale, cioè l'accesso alla Final Four. Infatti è una partita importantissima per, appunto, per la Coppa Italia, ma anche per come è andata quest'anno la nostra squadra. Concludere con una vittoria sarebbe... girone d'andata intendo, sarebbe comunque un ottimo obiettivo, anche perché come tutti sapete non abbiamo iniziato bene, almeno concludiamo il girone d'andata in modo da ricominciare con grande grinta. Senti, un primo bilancio a questo punto si può fare, al di là delle vittorie consecutive la parte più bella, la risposta più bella della squadra è quella che è arrivata dopo le 4 sconfitte con la reazione, con la crescita. Infatti c'è stata una reazione, quindi cerchiamo di continuare così. E ora stiamo andando bene, stiamo trovando il giusto ritmo, anche stasera l'abbiamo dimostrato e quindi speriamo così e di andare avanti così anche il girone di ritorno. Sono contenta di questa amichevole, sia ovviamente per il risultato ma anche perché giocare ci aiuta a mantenere il ritmo partita, fare delle amichevoli ci aiuta a mantenere il ritmo partita in vista della sfida di Busto. Senti, quanto vi divertite in campo? Perché vedersi si vede, si nota e sicuramente questo è stato anche il segreto per uscire da quelle che sono state le difficoltà iniziali.
Beh, adesso ci divertiamo un po' di più, perché quando acquisti un po' più di sicurezza è chiaro che le cose ti escono un pochettino più facile, magari sei un pochettino più rilassato, ma questo non significa che non siamo concentrate, ecco. E festa di Natale anche per la Virtus Verbania al Pala Battisti. Per noi c'era Alessandro Pratesi. Sono già diversi anni che organizziamo qua presso il Palazzetto dello Sport di Verbania questa festa che coinvolge molti genitori e molti bambini del nostro mini basket, del nostro settore giovanile. Diciamo che noi teniamo al fatto che i nostri ragazzi crescano sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista educativo e che si trovino in un ambiente gradevole, e per questo organizziamo appunto questo genere di manifestazioni che aiuta tutti in questo, un benessere più generale. Cesare, direi quest'anno anche una gradita presenza, visto anche la sinergia che avete presentato inizio anno, ci sono anche alcuni giocatori della Paffoni che sono venuti alla vostra cena. Sì, infatti devo ringraziare la Paffoni che ha dato la propria disponibilità alla partecipazione di parte della squadra per questa nostra iniziativa, che sicuramente ai nostri bambini farà piacere. La vostra presenza, parlando anche prima col Baldini, è importante anche per la sinergia che si è creata tra le due società. Sì, assolutamente, per noi non fa alcuna differenza con la cena che abbiamo fatto tra di noi domenica sera. La Virtus Verbania fa parte della famiglia della Fulgor e siamo contenti di essere qui, speriamo che faccia piacere anche a loro. Una cosa che risulta dal contesto, Michele, tornando un po' a guardare indietro, ecco, avete chiuso in primo posto il 2017, direi l'avete chiuso bene anche per passare un Natale, delle vacanze serene. Ecco, sì, giusto per quello, nel senso che i nostri obiettivi vanno oltre al Natale, siamo contenti di essere arrivati a Natale in questa posizione in classifica, ma non siamo per nulla appagati, ci godiamo questo break che non capitava da anni a Natale e siamo pronti a tornare dal 4 gennaio per consolidare la posizione e poi arrivare in primavera, quando le partite conteranno sul serio, a provare a raggiungere il sogno che è quello dell'obiettivo di quest'anno. Preferiravate giocare o la sosta comunque serve un po' per staccare le spine, per ricaricare le batterie, o preferivate, visto il momento, andare avanti a giocare? È ovvio che quando si arriva da un periodo positivo, per chi sta vivendo questo periodo positivo, staccare la spina non è mai la soluzione ottimale, ma a me piace tantissimo la mentalità che hanno i nostri giocatori, che coglieranno solo gli aspetti positivi del break, quindi quello di poter staccare e tornare un po' con le famiglie, ma saremo assolutamente pronti il 4 gennaio per la partita con Oleggio. Ci fermiamo qui per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi. Thank you.